punto all'ordine del giorno, assestamento generale. Ah, consigliere Ascani, scusi, non l'avevo vista. Deve fare una comunicazione al Consiglio? Prego. Trovi un microfono che funziona, altrimenti viene qui. Prego, prego, prego. Ah, ecco, forse era quella la ragione. No, soltanto per, visto che si è scelta anche la sede del Consiglio, legarmi ai due, insomma, eventi che hanno preceduto questo Consiglio. In primis la premiazione e il riconoscimento del nostro concittadino Minisini per il grande risultato sportivo, e con l'occasione ricorderei anche l'importantissimo messaggio collegato a quella vittoria che hanno voluto gli sportivi appunto associare a questo grande risultato sportivo, che altrettanto ci onora che una Ladislano abbia fatto questo, un messaggio di integrazione e di immigrazione che parte da Lampedusa e arriva fino alla Ladispoli. Quindi questo anche importantissimo messaggio che tramite lo sport arriva a tutti i cuori degli italiani, e quindi ringraziamo anche per questo. E poi, con l'occasione della visita del sindaco di Amatrice, vorrei ricordare tutti quei volontari che si sono spesi durante quei momenti di Ladispoli, in primis al centro di aggregazione giovanile e poi in tutta la città anche privatamente, che sono poi veramente, come è stato ricordato, di veri eroi di quanto accaduto. Ci teniamo a fare questa precisazione perché la sento veramente nel cuore. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ascani. Ha chiesto la parola il consigliere Marchetti.